Telespettatori di RTM, la vigilia di Natale, Gino Renato Fratini e Comandini Bernardino si trovano, come potete vedere dalle immagini, sotto al cavalcavia che da Castel di Lama va verso la superstrada, il famoso ponte con le balaustre rotte. Qualche tempo fa, un paio di mesi fa, io e Gino siamo venuti qui e vi abbiamo fatto vedere che le colonne in pratica erano sprofondate di circa 4-5 metri. Poi le immagini del repertorio vi faremo vedere quello che avevamo girato. E noi siamo di qui proprio per sensibilizzare, per far sistemare questo greto del fiume e dare una parvenza di sicurezza alle colonne del ponte. Le immagini che adesso Gino vi sta riprendendo vi fanno vedere i lavori che sono stati effettuati. E ci sembra il caso, dicevamo io e Gino prima, di prenderci un po' di merito, perché non è che hanno fatto tutto il fiume. Io faccio notare che non è che hanno fatto tutto il fiume Tronto, solo questo pezzo hanno fatto. Gino ha fatto una panoramica per farvi vedere e i lavori finiscono appena dopo il ponte. Quindi è una cosa mirata, non è una cosa, secondo noi, stabilita da un piano ben prestabilito. Io dove sono adesso qui, in questo punto, le immagini vi faranno vedere, le immagini del repertorio, che qui era acqua, era tutto sprofondato, questo terrapieno non c'era, c'era solo acqua e detriti. Adesso, comunque, non hanno fatto un capolavoro, però diciamo che per il momento almeno l'hanno sistemato. Hanno sistemato quello che per noi poteva essere pericoloso, no? Perché l'erosione, l'acqua porta via tutto quello che c'è sotto, il ponte non casca, però, sai, meglio metterlo a posto che aspettare che casca. Ci troviamo esattamente sotto il ponte che attraversa la bonifica. Siamo sul Tronto, il famoso ponte dove sopra ci sono i New Jersey appoggiati per non far andare le macchine sotto, perché la balaustra non c'è più. E oggi siamo scesi sotto per farvi vedere quello che sta succedendo. Le immagini in questo momento stanno riprendendo le colonne, le basi di tutte e due i cavalcavia, sia quello più antico che quello più moderno. E possiamo notare che con i forti acquazzoni quello che sta succedendo, sta andando via tutta la base intorno alle colonne. E in pratica la base, se voi guardate, era quella sotto i mattoni e quella base grigia di cemento. Sotto erano le basi che stavano in mezzo all'acqua, in mezzo alla terra, e adesso non c'è più. Quindi l'erosione sta facendo da padrone su questo ponte. La sicurezza del ponte questo antico nessuno la discute, perché questo secondo noi non cadrà mai. Però, visto gli ultimi sviluppi del ponte in Toscana, che dalla sera alla mattina è crollato giù, per fortuna questa volta non ci sono state vittime, ma solo perché adesso c'è il coronavirus, quindi molte persone non escono e abbiamo evitato la strage. Però la provincia ci ha comunque avvisato, ci ha chiamato direttamente in redazione dicendo che in questi giorni hanno fatto delle perizie, i ponti sono monitorati e dalla parte di Ascoli Piceno, dalla provincia di Ascoli, c'è un interesse particolare per risolvere il problema. Però da fonti sicure, da quello che ci arriva come notizia, la parte abruzzese fa orecchio da mercante, non si preoccupa della cosa. E volevo aggiungere, io e Gino facciamo gli auguri di un buon Natale, di buone feste a tutti i nostri telespettatori, ci seguono in molti, dall'Umbria, dall'Abruzzo, dal vicino Abruzzo, dall'Emilia Romagna e da Ascoli Piceno. Un abbraccio virtuale a tutti e speriamo di uscire presto da questa pandemia. Purtroppo faremo il Natale tutti dentro casa, faremo Capodanno tutti dentro casa con le famiglie. Sarà un Natale diverso che ricorderemo tutti quanti in futuro. Dal viadotto, oggi lo chiamiamo canale 18, dal viadotto 18 RTM, perché il merito questa volta io e Gino ce lo prendiamo da soli, vero Gino?
ce lo prendiamo da soli in merito di questo capolavoro. Da Viadotto 18, che da Ascoli Piceno conduce nel vicino Abruzzo, perché metà ponte è Ascoli Piceno e metà ponte Abruzzo. Buon Natale a tutti e buon anno, buon inizio 2021, da Bernardino Comandini e da Gino Renato Fratini.